Sono uno psichiatra e l'altro giorno mi è capitato un caso che mi ha fatto correre un brivido gelido lungo la schiena. Qualche tempo fa arrivò una nuova famiglia nel quartiere, una coppia sui 60, con un figlio sulla trentina. Il figlio era un cosiddetto asociale, che si vedeva molto raramente fuori casa. Naturalmente non potevo chiedere nulla direttamente ai genitori. Ma sembrava abbastanza ovvio che si fossero trasferiti nella nuova casa per sfuggire allo stigma sociale. Con il passare delle settimane il figlio usciva sempre meno, fino al punto da non lasciare più l'appartamento. Ora era diventato un completo asociale. Ogni notte sentivo sua madre gridargli contro nella sua camera. Quando la incontravo casualmente, lei mi salutava con un sorrisino. Ma aveva sempre un'aria pallida e tirata. Passarono 6 mesi dall'ultima volta che avevo visto il figlio. Il padre venne a trovarmi e mi disse: "Potrebbe venire a trovarci domani." Non ero mai diventato un loro amico, né ero stato coinvolto professionalmente con la loro famiglia, ma come dottore e vicino di casa sentii il dovere di aiutarli e accettai. Il giorno successivo andai a casa loro e venni accolto dal padre e dalla madre. "Prego, "Prego, venga venga con con me." me," disse la madre, dirigendosi verso la porta della camera da letto del figlio. Di fronte alla porta, la madre gridò: "Sto per aprire." Entrò e cominciò ad urlare: "Perché stai "Perché ancora stai ancora dormendo? dormendo? Tirati Tirati su." su! Tirò via di scatto le coperte dal letto. E sotto di esse vidi qualcosa che mi lasciò incredulo e sconvolto. Sul letto era sdraiato soltanto un manichino, senza vestiti né lineamenti del volto. Fu a quel punto che il padre parlò: "La persona malata è mia moglie. Non riesce ad accettare il lutto."